c'è un nuovo appuntamento di Ride to Live with My Bike, la rubrica in cui parliamo di, di sport, di avventura, di ciclismo, insomma di tutto quello che, che ci appartiene, che ci fa appassionare. Prima di, di iniziare, l'ospite lo vedete qua con me, prima di iniziare una piccola gentilezza, come sapete il, 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 il canale YouTube eh, mi permette insomma ecco di, di, di così di di, di ascoltare, di far vedere queste chiacchierate, quindi un, un like e iscrivetevi perché ci permette di aumentare alcune possibilità, tra cui gli appuntamenti, insomma, delle cose un po' così simpatiche. Ma adesso eh, per me è un onore, è un onore perché io l'ho visto sempre là in cima, no? da zero a quel, tutto quello che poteva andare, quindi per me è un onore. Qui con noi abbiamo Nico e Nico, grazie veramente per questa serata e benvenuto. No, grazie, grazie a te per l'invito e boh, Speriamo, come dicevi tu prima, di far andare qualcuno di più in bicicletta, ma c'è sempre il rischio che ci sia qualcuno che vada di meno. Quindi, sì. Dopo, dopo il inter mio intervento, magari la metà dei ciclisti non andranno più in bici, faranno altro, andranno, boh, faranno, giocheranno a calcio Non ci credo, non ci credo, non ci credo perché è facile, è facile vedere il Giro d'Italia, no? quindi tutte queste persone che sfrecciano tre ore ma non è facile vedere chi come te affronta delle cose, io dico impossibili, ma come chi ci arriva qualcuno sicuramente avrà iniziato, no? quindi eh, impossibili per chi guarda, ma come dico sempre, il right to live è anche il, il fatto di andare a incontrare chi come te fa qualcosa di grande, ma sicuramente ha iniziato a farlo, non è che è nato facendolo, giusto? Eh, no, solitamente sai, qualcuno vede queste cose come: Ma perché quel pirla? Scusa, eh? il francesismo boh. pedala così tante ore e si fa un mazzo tanto, eh, ma perché motivo? No? E quasi come se fosse. Boh, non lo so, una sorta di non uh, sono no, 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 una malattia mentale. No? Forse può anche essere. Eh? Eh. Eh, magari noi che lo facciamo non ce ne accorgiamo di essere dei malati, però, sai, siamo dei. Ma, ma se non ce ne accorgiamo va tutto bene, perché comunque cioè, siamo diversi. No? no, vabbè, è chiaro che non, non, vabbè, non nasci con queste cose. Ni, allora tu dici, non, non, non nasci così, ma secondo me è un po' sì, cioè ah. hai qualcosa dentro da, da esprimere e boh, lo fai... Non lo so, io a volte dico, se non avessi fatto questo, boh, sarei diventato un... Un delinquente, un eh, non so, qualcosa, di, qualcosa di, di brutto, perché comunque sfogare, sai, tutte queste, queste ore, queste, da, de, è un, comunque uno sfogo, no? Cioè, da qualche parte certo. ho accumulato tutta questa energia, e quindi se non la sfoghi nel bene: cioè nel bene, nel senso che non fai del male a nessuno, al limite, solo a te stesso, a pedalare per nove giorni senza scendere dalla bici, eh, fai del male solo a te stesso, eh, Ma è anche un quindi, modo di crescere. È un farti del male nel bene, vorrei dirti, no? Ma Beh, sicuramente, perché poi c'è un modo pazzesco per conoscersi, cioè, ti conosci veramente fino in fondo, poi dipende cosa vuoi conoscere, cioè, magari non tutto, io devo, ho ancora molte cose da conoscere di me stesso, <ride> e per quello che continuo, no? Nonostante abbia 38 anni... Eh. Madonna più. sei più giovane di me allora. <ride> magari, dai, dai. <ride> magari 38. <ride> cioè, no, nonostante l'età avanzi, però, non, ho ancora, non mi sono ancora stufato di andare a cercare mh, delle, delle, boh, delle cose nuove, delle, a capire cose di me che non ho ancora trovato. Cosa, cosa sto cercando, cosa, boh, cosa troverò. Probabilmente non troverò nulla. Sarà sempre, ma, ma per fortuna sarà una continua ricerca senza alla fine trovare nulla e, ma be, bene così perché probabilmente quel quello che se dovessi trovare qualcosa ho paura che poi mi deluda, quindi eh, va bene così. Vuol dire che continui a cercare, vuol dire che sei sempre in, in, sulla strada, sei sempre in movimento e poi finirà così. Guarda. L'anno scorso ho fatto l'Ararat, non so se hai visto il film, è uscito sì. un mese fa più o meno, eh, dove abbiamo incontrato questo personaggio no? che lui ha, per 40 anni, questo Angelo Palego, ha cercato l'arca, una, cioè, una cosa che esiste, non esiste, è eh, una leggenda. Lui però ci ha creduto per 40 anni, ha fatto la sua vita, è stata basata su questo, cioè lui ha cercav cercava l'arca, lui era un ricercatore… Un, um, e cercava quello ha scritto libri eccetera eccetera alla fine eh, è mancato a 86 anni proprio al momento in cui stava per partire con lo zaino perché due giorni prima non so se eh, lo sai ma ci ha mandato un messaggio io poi noi quattro che abbiamo fatto questo viaggio siamo rimasti in contatto con lui eh, per i mesi successivi ci mandava ci scambiavamo messaggi whatsapp eccetera eccetera poi forse eravamo rimasti gli unici a dargli retta ancora dopo. Ma a noi ha affascinato veramente, abbiamo imparato un sacco di cose e ci ha affascinato tantissimo questo signore, perché poi era molto preparato, raccontava molto bene queste storie. E quindi, eh, tra i due giorni prima di partire, ci ha mandato, ha scritto le coordinate di dove si trova l'arca, sì. su un fogliettino, le ha fotografate e ce le ha mandate via WhatsApp. Ma e ci ha detto, dopo 40 anni, è la prima volta che vedo l'Ararat così secco così asciutto dalla neve, quindi è il momento di andare, perché io la vedo dopo 40 anni, lui è partito con lo zaino a 3.000 metri, 86 anni, è mancato, ha sì. avuto un arresto cardiaco, è mancato. Ecco, lui eh, non è arrivato là a prendersela quest'arca, no? ma forse, beh, se, se, avesse, se fosse campato ancora un po', io eh, cioè, ero, ero contento sicuramente per lui però ha cercato quest'arca per sempre, ha continuato a cercarla, lui era convinto di averla trovata, e però è stata una, una vita la ricerca di questa cosa che poi, boh, chi lo sa. Meno male che forse non è arrivato lì, perché se l'arca non è lì davvero, eh, beh, sarebbe stato eh, fortemente deluso, no? Cioè, Infatti, sì. tu prima hai detto, no? Andrò avanti a cercare finché non trovo qualcosa che mi deluderà. Forse è un bene che non abbia trovato l'arca. Perché comunque ha avuto una vita di ricerca, una, una vita immagino di esplorazione, quindi quello che lui voleva l'ha fatto, ci ha creduto Beh. fino in fondo e il fatto di non averla trovata comunque resta nel limbo tra... Esiste e la, diciamo dentro di noi il, il concetto di dire se non l'ho trovata, però dovevo ancora cercare. Quindi non è che esatto. non esiste, no? Bello no, no, questo. no. Lui era ancora stimolato. Quindi è un po' come, come quando uno eh, io, io, quando faccio le gare, le gare, cioè io sono nasco come agonista nello sci da bambino, la corsa, eccetera, eccetera. Quando metto un numero, mi metto un numero addosso, certo, eh, devo dare il massimo. Sei gara, in modalità on. Gara è gara, cioè, quindi non c'è storia. Eh, coltello tra i denti, e io difficilmente eh, arrivo mano nella mano con il mio avversario no, al traguardo. Cioè, poi dopo il traguardo devo brecarci insieme, però è difficile che arrivi mano nella mano con il mio avversario. ma Perché cioè, se mi sono iscritto a fare una gara, faccio una gara, poi che io arrivi primo, arrivi ultimo però cerco di dare il massimo no? in ogni caso. Eh, però quello che mi piace è proprio il, il percorso che si fa no? in questa gara, do il massimo, ma mi piace godere di questo percorso. Eh, sì, uno poi spera di arrivare all'arrivo, ma perché magari, non lo so, spera perché dice, vabbè, prima o poi questa agonia, <ride> non lo so, Finisce. No, no. <ride> però vabbè, a un certo punto poi deve finire. Però ho anche timore di, poi quando tra il traguardo, di non avere altri stimoli, cioè di, di, di non che, che fin cioè una gara come la Race cross America è, una cosa, è un viaggio importante. No? Una gara ma è un viaggio molto lungo: non è una gara di due ore che non ti accorgi neanche che, che passi, è una gara di nove giorni, quello che è. E, e quindi sì, eh, si avvicina al traguardo, ma si avvicina anche alla fine di tutto quello che sarà stata una preparazione, di tutta la strada che bellissima che hai percorso. Quindi quando arrivi in fondo, io ogni volta che tagliavo il traguardo ero proprio si sta, ero a parte è stanco, ma ero proprio non so. Ero quasi No, no, ero quasi depresso cioè, oh. so, perché mi intristivo. Dicevo adesso, adesso, adesso c'è la prossima edizione. <ride> Nonostante eh, la prossima edizione, però, è dopo un anno. Ma poi è complessa, non sai cosa succederà. Sì, poi eh, fortunatamente ho sempre un'idea già quando sto percorrendo quella strada eh, ho già in testa di percorrere un'altra no? cioè, ho già in testa mille altre cose, quindi ho sempre avuto tantissimi stimoli però, eh, ecco, temo un pochino di, di, di che mi passi no, questa voglia di, di essere stimolato, di fare nuove cose fino adesso direi che, anzi uno dice, vabbè, invecchiando dovresti migliorare dovresti diventare più razionale dovresti calmarti Ma devo dire che no, fino adesso forse una Dovresti, ma io sono, spero di no, che sia no. tutto il contrario, che anzi, che aumenti questa voglia no, di, di, di viaggiare, esplorare, di fare, di, di gareggiare, tutto, tutto quello che ti stimola a fare cose. Cioè, io ho, ho paura di, 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 di vedermi sul, sul divano sdraiato a fare nulla. Cioè. <ride> Hai eh, paura di fermarti? Eh? Ho paura, sì, abbastanza. <ride> Ma sai che mi hai fatto pensare dicendo no, del, che comunque mentre stai facendo una competizione come la RAMA, quindi tanti giorni, tante sofferenze, tante cose che poi vedremo nei prossimi minuti, no? comunque stai già pensando ad altro. E questo lo sento dire da tanti. C'è cioè, chi mi ha raccontato che in viaggi anche estremi... Quello che lo teneva vivo, con, con la forza di arrivare alla fine, non era tanto la preparazione, era il fatto che aveva già in mente cosa fare dopo. Eh, certo, certo. Che te, sì, che te sì. dice: è follia? Perché sei là, in una competizione tra le più dure, estreme, e stai già pensando a dopo. Eh, ma perché, perché comunque è anche il tempo. Cioè, se no, in nove giorni, io ho messo nove giorni e mezzo, cosa fai in nove giorni? Cioè, sì, pensi a mille cose, però, nove giorni sono tanti, giorni e notte, giorni e notte, sono e notte. quindi pensi a tutto? Cosa farò dopo? E ti vengono altre idee? Ti vengono... Vabbè, le idee, le soluzioni, ma anche al di là dello sport, eh, le, le, le risposte che ogni tanto cerco le trovo poi magari andando. Le tre ore che vado in bici di pausa pranzo, oppure non so, le otto ore che vado in bici la domenica, oppure eh, lì ho tempo di pensare perché sennò quando eh, incontri gente, stai lavorando, rispondi al telefono, messaggi, eccetera, eccetera, non riesci a. sei concentrato su tutto quello che stai facendo, quindi non riesci a pensare a un problema che hai. Dovresti fermarti un attimo, un paio d'ore, un'oretta, due, lì... ma non lo fai perché non ti siedi no, e guardi. No. E guardi la parete, no? Eh, cioè, se no, se sei, se, so, hai dei problemi. Quindi, a piedi o che sia a piedi, che sia in bicicletta, hai quelle due ore. Io tante volte, magari ho mille casini, anche il lavoro così, poi esco in bici due o tre ore e torno, ho le soluzioni. Vabbè, ah quello sì, quello che ho ho, ho ho tutte le soluzioni perché ho avuto due ore di tempo dove non ho guardato il telefono, dove non ho risposto al telefono, dove ho avuto tempo di pensare a, a quello che, che, che dovevo. Sì, mi sono allenato, ma ho anche pensato, soprattutto ho pensato a quello che ho da fare, che, eh, Quindi non eh, dici, ma cosa fai? Cosa pensi? Mi ti annoi? Cosa, come fai a stare otto ore in bici? Che noio? Che a pa parte che vabbè, dipende dove vai in bici, cioè, cioè, se vai avanti e indietro... In corso Buenos Aires a Milano, magari, cioè, a noi, cioè non lo so, poi, in carità, senza andarmene togliere a Milano, però. Eh, abbiamo le dolomiti tu... qua dietro. Esatto, se vai, dolomiti, <ride> beh, se vai sulle Alpi, qua, a Svizzere, francesi, dolomiti, eccetera. Cioè, se vai in posti belli, cavoli, comunque cioè, ti giri, c'è uno spettacolo, quindi il, il tempo vola. Cioè, otto ore, sono passate otto ore, è già buio. E ho pedalato otto ore non ti accorgi certo che se devo pedalare tra busto garolfo e busto non lo so e rozzano esatto, sul naviglio sì. magari dopo, dopo 20 km cioè, vorrei finire in un canale casa. Cioè, esatto, cioè, esatto vorrei... guarda che ti arrivano i saluti dall'Arizona cioè, ah, la, la gitto che, che ti saluta quindi. è la mia compagna che sta seguendo, sta seguendo adriano ongaro eh, ecco. che, che sta facendo race cross america e eh, bisogna spronarlo prova a spronarlo anche tu perché tentenna un, un pochino cioè, trova io gli ho già mandato le mie non, non lo farò più ho già mandato le mie considerazioni vocali gli ho detto eh. adriano perché lui è un lamentoso no male o sete, o sonno eh, è cioè, quello è la re così eh. <ride> è cioè, cioè, e, e quindi è una condizione che hanno tutti non sei solo tu che ce l'hai ma soprattutto nessuno ti ha puntato la pistola alla testa e ti ha detto vai a fare la Rese cross america anzi sei un gran sei privilegiato a poter fare una cosa del genere perché sì. ha dei costi esagerati eh, e poi deve essere fisicamente devi essere pronto quindi vuol dire che fisicamente tu stai molto bene vuol dire che hai avuto la fortuna di trovare a livello economico di trovare i soldi, i fondi non lo so, quello che è, gli amici o delle persone che hanno creduto in te che ti seguono, ti fanno da team e sono lì solo per te, 7 otto persone a servirti e a riverirti quindi questa è una gran fortuna e questa cosa qua non puoi sorvolare Anzi, quando ti viene da dire sono stanco, sonno, non ce la faccio più eh, o male Devi, secondo me, devi ragionare un attivino e dire quanto sono fortunato, cioè, un, qua. oppure mi ritiro, cioè mi ritiro. È un, è un pochino un perdere rispetto a chi vorrebbe vorrebbe fare un'esperienza un del genere, non potrà mai, no? Perché oh, sai. io ho degli amici che sognerebbero di fare una cosa del genere, ma non possono, non possono perché non hanno le possibilità economiche, magari anche fisiche perché non ha, hanno dei problemi, e vorrebbero fare un'esperienza del genere, non possono. Quindi, anche per rispetto a queste persone, prima di dire mi fermo perché non ce la faccio più, eh, po po poi ognuno per carità, eh, per quello che. Ma queste parole non, non vogliono essere un. Uh, contro Adriano, ma anzi, voglio che spronino Adriano. No. No? però ah, Sai, ah, Nico, sei, eh, sei stato molto <ride> cordiale in queste parole. Molto... Ti pensavo più aggressivo, più adriano. Cazzo, vai, vai. Mena su quei eh, pedali. Devo farti dovrei farti sentire il vocale che abbiamo no. stamattina, <ride> ero un po' meno cordiale. <ride> <ride> <No>. <ride> Visto che, che Chiara magari ci sta ascoltando, prima Nico mi ha detto ma prova a sentire se magari, visto che loro sono là nei prossimi giorni hanno voglia di fare una diretta. Quindi io gli ho detto a Nico, io volentieri sarebbe bello avere stasera appunto, entriamo adesso nel vivo della RAM, di quello che è, e visto che la RAM si sta correndo adesso in questi giorni, mm -hmm. sarebbe bello magari avere un collegamento, non so, domenica o lunedì o quello quando si può, di, del tempo. Eh, fai un cenno, Chiara, con un messaggio, di sì o no, <ride> forse. Eh, che... Quindi <ride> facci sapere, sarebbe bello, sarebbe bello. Ma Nico, abbiamo, adesso entriamo proprio nel vivo, no? Quindi mm -hmm. tu hai già detto tante cose interessanti su quello che è la Ressa Cross America. Però tu l'hai corsa cinque volte, di cui una eh, ti sei fermato comunque a 6-700 km, mi sembra, dalla fine, no? Ma com'è che il tuo prima, la tua prima race across America, com'è che è iniziata? Cioè, tu hai detto OK, io ci sono, mi scrivo, ma dal momento in cui dai lo start nel, dentro di te che la vuoi fare, com'è che funziona? Cos'è che si cela dietro il percorso prima di arrivare in America? Vabbè, a parte che è una cosa, in particolar modo questa, questa gara. Eh, io già da bambino eh, sono, la prima volta l'ho vista su una rivista francese io abitavo vicino alla Francia tipo quelle riviste di avventura, sport, avventura che in Francia sono arrivate anni luce prima da, che da noi eh, e allora mi ricordo queste immagini ma avrò avuto, non so, ero proprio un ragazzino eh, perché la Race Cross America ha 40, più di 40 anni forse 40 edizioni quindi io ecco, forse le prime edizioni avevo 10 anni, 10-12 anni 15 anni e queste immagini, non so, nella Monument Valley in bicicletta mi facevano già sognare un po'. Non so se mi faceva sognare di più la bicicletta o la Monument Valley, eh, comunque o entrambe le cose. Quindi associate, <ride> era un luogo pazzesco, no? Soltanto che visto in tv. Eh, con la bicicletta che io da bambino ero già super appassionato di bici cioè avevo, volevo la bici da corsa avevo, facevo trial facevo cioè, a 5 anni avevo la bici da corsa avevo lo zio che aveva un, un negozio di biciclette eh, a, nonostante abitassi a 1500 metri in montagna dove per eh, più di sei mesi all'anno c'era la neve è un posto da sciatori quindi io facevo le gare di sci eccetera eccetera però ero appassionato di bici e ho sempre avuto in testa questa cosa no cioè questo boh, questo sogno di poter pedalare là, ma, poi magari la gara, non sapevo neanche bene se ci fosse la gara e ho iniziato a fare queste gare di lunga distanza ma perché dopo lo sci io da bambino il mio sogno era diventare uno sciatore, ho fatto le gare di sci eccetera eccetera poi a un certo punto ho sorrato livelli abbastanza alti ma non così alti da fare quello di mestiere se non il maestro di sci che fatto, lo faccio tuttora eh, e quindi mi sono detto, beh, eh, e sono sempre stato portato, anche allenandomi nello sci, a fare, quando ci si, si allenava in atletica per, fare, per sciare, se ci dicevano di correre un'ora io correvo due ore, se ci dicevano di presentarsi al mattino alle sette io arrivavo alle sei, facevo già un'ora di corsa e poi arrivavano tutti gli altri, se dovevamo fare quattro discese, non so, in slalom io ne facevo otto. Cioè, ero, sono sempre stato così, non, non so, forse vedi che ti dico: nasci così. Nasci a un certo eh, punto allora sì ha una, una passione per la fatica. Per eh, quando gli impianti sta, erano chiusi, io salivo a piedi. cioè Qual è il problema? Salgo a piedi. Cioè, vabbè, invece vabbè. I miei, mi ricordo i miei amici che mi dicevano: Beh, se, per, finalmente c'è l'impianto chiuso, così almeno ci fermiamo, <ride> andiamo a prendere la cioccolata. E io No, no, non, non se ne parla. Cioè, io trovo l'iscela andavo su a piedi, e, e di mi, so, mi, mi soprannominavano Taurus vai, vai. <ride> da ragazzino perché diciamo che eh, no, ero proprio così, no? quindi mi piaceva molto lo sport da fatica, eccetera, eccetera. Finché poi dopo lo sci mi sono detto, vabbè, non, ho, non, non, ho, non sono arrivato ad altri livelli in uno sport dove è molto, dove è molto tecnico, molto... Di, di, di... ho detto, in uno sport di fatica mi sembrava che non ci fossero limiti. Qua, basta avere la, la, testa, la testa dura eh, non devi avere delle grandi prestazioni fisiche in assoluto ma devi avere una gran testa dura no? per, eh, per reggere su cose molto lunghe allora ho iniziato a fare cose sempre più lunghe in bicicletta ho fatto la prima gara molto lunga 600 km da Rimini via Reggio Rimini sì. eh, ma c'erano ancora le ruote quadrate 98 no? 90, 96 forse oh, ecco l'ho qualche anno prima eh. Eh, che già in quella gara lì erano, si erano presentati dei mostri sacri. Allora per me c'era eh, Ziglioli che aveva già fatto Race Cross America, c'era Aldo Roc, sì. sì. eh, mio carissimo amico, che aveva già fatto due volte Ram, non aveva mai finita. Però poi c'era Viziolo che l'aveva fatta due o tre volte. Era arrivato già, mi sembra, terzo quarto. Fabio. Quindi per me era un mostro, era un mostro sacro quindi. Aldo che è arrivato con una cabrio con le casse a palla e io ero, cioè, cioè, non avevo mai fatto una cosa del genere mi ero attrezzato, avevo portato da mangiare come se dovessi stare via sei mesi cioè mia mamma mi aveva fatto le lasagne mi aveva fatto no. riccio, <ride> le cose, ho detto <ride> Eh sì, pensavo. Poi pensavo avevo messo il materasso, e ho detto beh sì, faccio un pezzo, poi dormo tutta la notte, poi riparto perché non avevo più idea. No, di... E poi quella gara lì mi ricordo che arrivai con il Biesiolo in volata e, e arrivai davanti a lui e si arrabbiò molto perché disse: Ma perché cioè, non ti basta arrivare dietro di me? E mi disse così eh, no, Fabio. Sì, e io ho detto, Fabio, se vuoi. Ecco, l'unica volta che, mi, che, che ho detto se vuoi, arriviamo insieme perché ero un po'. Lo vedevi un, un per... po' come che è troppo alto per te. Sì, da... Lo vedevo troppo. Però Fagli un sgarbo dirgli... esatto. Però da dirgli no, arriva tu davanti a me, era troppo. <ride> sì, detto, quando mi ha detto arriva tu dietro di me, gli ho detto Fabio: se vuoi arriviamo insieme. Però eh. mi dispiace, no, io <ride> faccio la volata. Poi se arrivi, se sei più forte e Mi ricordo che in quella volata gli ho dato tipo 200 metri 300 metri di distacco ah, sì. Sì. E, e allora da lì poi ha iniziato a odiarmi Fabio perché tutte le gare che abbiamo fatto insieme eh, io l'ho sempre presa sono, sono sempre molto positivo, eh, sorridente non, anche se sto stramazzando è difficile che io in gara oh, mi, mi arrabbi sono arrabbiato di, di grinta no ma non sono mai arrabbiato con qualcuno ho incazzato, sono sempre sorridente perché mi ricordo sempre che sono fortunato che sto facendo sì. quello, no? quindi, ma me lo ricordo sempre. Mi, non mi sono mai dimenticato neanche una volta. Quindi, io ho sempre stato molto sorridente con, anche con lui, ma lui sempre un po' incazzoso. Tutte le volte che abbiamo garezzato insieme, lui è arrivato dietro di me, ogni volta, o appena dietro, oppure lì vicino. Quindi, questo lo faceva ancora più incazzare. Adesso, poi, mi piacerebbe che intervenisse perché. <ride> Questa cosa, vabbè, comunque, comunque adesso è una vita che non lo vedo più, eh, però devo dire che ho anche imparato da lui, no? Perché una volta mi diede un consiglio durante una RAM, quella RAM dove io poi sono arrivato secondo, lui terzo, eh, mi, mi sorpassò all'inizio, mi disse, io eh, sono un po' in crisi, fa... Ma perché non prendi un bel po' di maltodestrine, ti fai, ti fai prendere la polvere e cominci a bere maltodestrine, perché probabilmente non riesci a mangiare, continui a vomitare, eh, prendi le maltodestrine, e insieme a prendere le maltodestrine, e, cioè, dopo un po' di ore mi ripigliai, grazie al suo consiglio, no? quindi devo anche ringraziarlo Fabio, cioè, quindi è più vecchio di me, quindi è anche più di più di me, aveva fatto più ram di me, io lo, lo rispettavo, lo vedevo lassù, poi lui ha cominciato a arrabbiarsi perché io gli... ma è inevitabile, io non è che se uno mi arriva davanti, un ragazzino, mi arrabbio. cioè è, cioè, è, è naturale, è inevitabile ed è anche eh, normale, no? giusto, ben venga. Eh, vabbè, a parte questo parentesi di Fabio, poi eh, andai a fare la Furnace Creek, che la... all'epoca non c'erano qualifiche in Europa, bisogna andare a fare una gara negli Stati Uniti. Quindi nel 2001 andai negli Stati Uniti, un po' per visitare gli Stati Uniti, un po' per fare questa gara di 815 km, bellissima. Arrivai, la, la mia seconda gara lunga, no? massacrante, un caldo nel Dead Valley, nel Mojave Desert, un caldo pazzesco, non so quante volte ho vomitato, eh, però arrivai sesto e mi qualificai per la race. Questa mera lì conobi eh, due ragazzi proprietari di un negozio di biciclette, amici di, una, di un poliziotto che veniva in vacanze in Italia, vedi tutti i casi, sì, sì. eh, diventavamo molto amici eh, qualificato la RAM mi disse perché non fai la RAM gli detto, ragazzi perché mancano quei 30.000 dollari per venire a fare ma no ma parli, noi parliamo noi con eh, la nostra banca che è la Wells Fargo magari ci sponsorizza ah, e dai, che ah, è la Wells Fargo eh, pago tutta la mia prima race cross America. Ah, quando dai. mi dissero Guarda che abbiamo trovato lo sponsor, vuoi venire lì per lì? Ho detto, cacchio, adesso... Cioè, adesso cosa ha fatto? Adesso cavoli, bisogna qui, non scherziamo più. Eh, però poi mi sono detto, ma sì, tanto è uno sponsor americano, una banca, i soldi li ha al limite... Ma io sai che ero convinto di arrivare lì, che mh, ero allenato, perché poi io viaggiavo già tanto, avevo già fatto parecchi viaggi lunghi, eccetera, eccetera, però una roba del genere mi sembrava, mi sembrava non... Non possibile, cioè, mi sembrava una roba impossibile. Cioè, chi la fa, non so, avrà qualche trucchetto per fare questa cosa. Mi sembrava una cosa impossibile. Allora mi sono detto, vabbè, io vado, la prendo come un viaggio, faccio più chilometri possibile, tanto a casa io da solo con lo zaino parto 400 km, e me li faccio. faccio. Faccio questa cosa di 400 km. cerco di tenere questa… Come se fosse un viaggio, io me la vedo, la vedo come un viaggio. No. Come... Quasi mi veniva voglia di mi attaccare le borse alla bicicletta, nonostante mia macchina Però permettimi Nico, perché eh. detto da te, mi faccio un viaggio con l'adrenalina, con, con la voglia comunque e la grinta che hai. Non ci credo. No, è vero, però era, no, troppo, era troppo fuori dalla portata, ah. forse. Io ero convinto che quella cosa lì fosse quasi impossibile. Sì, Ho detto, no. beh, io tengo duro, tanto non. Cioè, non io non mollo di mio, cioè se stramazzo, io pensavo che andasse a finire così. A un certo punto svengo, cado dalla bici, non mi ripiglio più, mi caricano in macchina, mi caricano in bello. aereo e mi sveglio a casa. E ero convinto <ride> che andasse a finire così, però magari tengo tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, sei giorni, poi prima o poi ho detto, ragazzi, però caricatemi e mi portate a casa. E... Però poi devo dirti che. Il team fa tanto, avevo un mio carissimo amico Marco Pagani, un medico eh, ricercatore del CNR, eh, siamo tanto amici. Lui è uno cioè, molto alla mano, poche palle. Io ogni tanto, la minima lamentela, ogni tanto avevo delle lamentele anch'io, perché le lamentele in quelle gare lì sono delle, delle, degli escamotage per non ammettere che tu non hai più voglia di farlo, di pedalare. Perché se, se tu dici. o forza. Voglia, Alla perché la forza, la forza ce l'hai, la forza ce l'hai. Se tu ti sei allenato per mesi bene, allora quello è un altro problema. Se tu ti sei allenato bene, come fare un esame? Se tu hai studiato e sai di aver studiato, il tuo limite è quando arrivi lì o, no, o faccio scena muta perché non è oppure non lo so, non ho voglia di dire, di dire quello che so perché vabbè, lì è diverso, però non ho voglia di dire quello perché le cose le so. Io mi sono allenato per mesi, quindi sono pronto almeno perché per una ram non sei mai pronto perché come fai non ti alleni 5.000 km tutti i giorni però diceva io ho fatto il più che potevo più di così non potevo perché eh, cioè, devo anche lavorare devo fare altro ho una famiglia eccetera eccetera quindi io più di così non posso quindi quello che dovevo fare ho fatto sai che sei consapevole quindi la, le, la forza fisica ce l'hai la forza mentale dovresti averla perché se, se osi a fare una cosa del genere poi però, chiaro, c'è cioè, una questione, non so, eh, fisiologica, se tramazzi, perché se svieni eh, non, non dipende più da te, no? Però mi si dicevo, io vado avanti finché svengo. E, e, e quelle poche lamentere, io mi ricordo che mi lamentavo della sella, che era sempre in una posizione sbagliata. E allora avevo le brugole in tasca e mi dicevo, no, ho bisogno delle brugole. Ho bisogno delle brugole perché la sella, secondo me, è troppo avanti. E allora mi davano queste brugole, mi chiamava mister brugola, non so, dai, <ride> dai mister brugola diamogli la brugola e quindi mi ha seguito, dopo un po' di giorni che andavo avanti con questa brugola mi dice, Marco mi disse, senti adesso hai rotto i coglioni con la brugola <ride> <ride> però devo anche dire che lui magari non so, mi andava avanti, mi aspettava mi diceva dai vieni qua, vieni qua e la, mi chiamava, magari il bordo strada c'era una piscina di un motel e diceva vieni qui, Io ogni tanto mi fermavo yeah. e buttavo in piscina, ci facevamo una nuotata scherzavamo eh, e, e quella cosa lì mi ha distratto e continuava a farmi andare avanti finché mi sono trovato all'arrivo in dieci giorni e qualche ora ho finito la mia prima race cross america e lì ho detto cavoli, l'ho presa come un viaggio tutto sommato sto bene, mi sono divertito e tutto ecco, magari il prossimo anno parto per fare un risultato, sì. eh, ero arrivato sesto la prima volta per sesto, fare un risultato, sì. Sì. E il secondo anno sono partito molto determinato, lì ero convinto di fare una gara, cioè mi ero allenato tantissimo, ero determinato tutto quanto. E l'anno che mi sono ritirato 800 km dalla fine, ma ti spiego perché fisicamente stavo colpa mia, cioè nel senso, colpa mia mi ero portato mio papà. A seguito voglio venire voglio venire così vedo gli stati uniti mio padre zero sport non mi ha mai visto fare sport e tantomeno mi ha mai visto in quello stato un padre che vede un figlio dopo due giorni che sembra che sta, stia morendo da un momento all'altro non fa bene e quindi lui stava male anche lui stava peggio di me perché soffriva più di questa cosa no non capiva perché io potessi soffrire così tanto per una gara in bicicletta e quindi questa cosa qua la, la, si è scontrato un po' con gli altri del team che dicevano, no, lui deve andare avanti perché se noi siamo già stati qui l'anno scorso dobbiamo, cioè lui, dobbiamo spronarlo non dirgli fermati, fermati mio padre invece litigava con tutti perché diceva, lasciatelo stare mio figlio eh, non cioè, a un certo punto, cioè, contro mio padre cosa potevano dire cioè, eh, quindi devo dire che eh, tra un po' lui, un po' due o tre del team eh, che erano, non c'era più Marco quell'anno purtroppo, mio amico e non mi hanno aiutato però poi la decisione finale l'ho presa io per dirti che non stavo male che mi sono fermato 800 km alla fine a parte che ero finito anche in ospedale ero perché mi ero addormentato ero svenuto, mio padre cosa ha fatto? non è che ha detto sta dormendo perché sono sette giorni che non dorme no, ha chiamato un'ambulanza senza accorgermi l'ambulanza mi ha caricato in io non mi sono accorto però è quello che stavi, no? È quello che dicevo sono... prima, vorrei stramazzare così mi caricano. Esatto, forse poi magari mi sono, mi sono anche accorto inconsciamente, non capivo, non lo so. Però eh, quando poi mi sono ho realizzato, mi sono svegliato, ho visto questo energumero di, di colore che mi spingeva dentro l'ospedale, ho <ride> detto, che cazzo sono? Pensa, <ride> ho detto, non sono sull'aereo, sto tornando a casa. <ride> e allora ho detto, no, no, io cioè, vado avanti. Avevano già eh, comunicato che io mi ero ritirato. Mi Adesso. hanno riportato lì dove mi ero detto: no, no, torniamo lì e io riparto. Siamo ritornati lì. Avevano comunicato che ero ritornato dentro. Sono ripartito, tipo ero settimo, ottavo. In un giorno e mezzo sono ritornato terzo. Ah. E quando ero terzo mi sono ritirato perché era, erano troppi bombardamenti da mio padre che mi seguiva, eccetera, eccetera, che hanno dato un po' fuori di testa. E mi sono fermato, ho mollato la bici contro il camper. E in una, mi ricordo in una piazza, non so, in, eh, ho, ho camminato per tipo due ore a scalzo intorno a questa piazza. Cioè, quindi, fisicamente stavo lì. bene. C'ero, eh, mi sono pentito di essere fermato. Poi è andata così. Eh, due anni dopo, sono tornato con il team giusto con eh, di nuovo la consapevolezza che questa cosa è, è fattibile se preparata bene se con cognizione tutto quanto eh, cognizione che poi io non ho la mia preparazione è molto naif cioè vado molto a sensazione in tutto è quello che mi, mi piace le tabelle ho non tornato esiste, no? come le tabelle no 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 <ride> no, 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 no a cuore <ride> assolutamente poi secondo me per queste cose devi sei solo tu che puoi sapere cosa puoi, cosa non puoi fare. Accendo la luce, se no non mi vedi più. Sì, sì. Sai, Nico, intanto, con quello, con quello che ci hai detto, un attimo, ti, ti blocco solo un secondo. No? Con quello che ci hai detto adesso di tuo padre, sì. eh, hai toccato un aspetto. Che, che, che molti non, non, comprendono, non comprendono o non conoscono in queste, in queste gare, perché comunque parliamo della Resa Cross America di 4.800 km per 52.000 metri di dislivello, no? dove non c'è solo il ciclista, ma il ciclista fa parte di un team dove c'è il fisioterapista, il nutrizionista, dove c'è un team che ti sostiene, che ti gestisce tutto quello mentre tu non sei in bici. no? E quindi qui fai capire quanto è importante scegliere le persone giuste, perché comunque se il team manca in qualcosa, ne, ne, ne va di mezzo comunque il ciclista, tantissimo da quello che capisco. Assolutamente, io quello che ho detto a loro, abbiamo fatto, loro hanno fatto una riunione, loro che sono là adesso, sì. che, Chiara, Adriano e tutti gli altri, hanno fatto una riunione online, per, io quello che gli ho detto ragazzi, voi eh, cioè... Se eh, volete dire la vostra in maniera... Eh, cioè se, se vi fissate, vi puntate su qualcosa di personale, lasciate perdere, non andate, perché lì dovete andare, per cui che vada piano, che vada forte, che sia un atleta, che si lamenti, cercate di spronarlo, eccetera, eccetera, però siete lì per lui. Quindi dovete fare il massimo per lui. Lui, per rispetto vostro, dovrà fare il massimo anche lui, perché comunque voi state perdendo, perdendo tra virgolette, Sto state del tempo, eh, del denaro, perché comunque va bene, ok, solitamente chi partecipa alla RAM paga il, le spese di tutti quanti, però uno magari va lì e non lavora, cioè anche, certo. non c'è solo la, le spese vive, ma c'è anche quello che lasci, lasci e, e quindi secondo me entrambi bisogna avere rispetto se vuoi che funzioni. Io mh, sono molto felice di in tutte queste cinque edizioni. Di aver sempre detto grazie anche alla minima, cioè a quello che mi passava un pezzo di panino, o quello che mi passava il giubbino, o quello che mi puliva la catena della bicicletta. Non mi sono mai dimenticato di dire grazie e di fargli un sorriso e di fare una battuta eh, e di cercare di dare il massimo di non fermarmi, di non mollare, perché lui era, lì, era venuto lì per me. Quindi eh, a me questo mi, mi spronava tantissimo. Dicevo: oh, perché cavolo, questo è qua per me, mi, sta, mi, ser mi serve e fa tutto. Infatti, tante volte dicevo: Ma per me è facile perché mi, mi servono, mi riveriscono, fanno tutto, mi lavano persino le, i pantaloncini. Quindi cosa voglio di più? Cioè Solitamente, sai, faccio tutto da me, faccio da solo, nei viaggi, quando mi alleno, sono solo, devo farmi da. Questi qua mi, mi servono, mi riveriscono. Speriamo che non se ne accorgano perché altrimenti, se no, mi dicono: lavati tu, i tuoi pantaloncini. Arrangiati. La stai Quindi... mettendo giù un po' troppo facile. Comunque, ma ah, no, guarda che è così: guarda che è proprio così. Dovresti parlare con quelli che sono venuti con me. Ed è così. Ma, ma parleremo con Chiara. Quindi avremo la possibilità è di Chiara non sì, no. purtroppo non c'era nel mio team eh, quando io ho fatto 5 razi. Cross che lei non c'era. Eh, però devo dire che, cioè, sono, siamo sempre andati molto d'accordo. Ho sempre avuto molto rispetto, ed è, è giusto che tu abbia rispetto. E poi scegliere le persone. Eh, io sceglievo le persone sì per le capacità professionali che avevano, mh, sì. Ma sai, non volevo il più bravo dottore o il più bravo fisioterapista. Io volevo eh, una persona di cui fidarmi, perché sì, eh, qualcuno mi fidavo anche meno. Di, di quei 7-8 che c'erano, c'erano due o tre persone in particolare che io sapevo eh, che potevo contare. Cioè, qualsiasi cosa eh, potesse accadere, sapevo che queste due o tre persone sì. c'erano, avrebbero fatto di tutto per me, quindi mi sentivo tranquillo ma perché mi fidavo, non perché erano i più bravi del mondo a fare il loro mestiere, mi fidavo come persone. Eh, quindi avere otto professionisti super bravi, migliori del mondo, ma non, so, non li senti amici, non, li sen, non senti che ti fidi, no, io non la farei, cioè, non, non sopporterei questa cosa, preferirei quattro scappati di casa, che però, tra, mi, tra virgolette, mi vogliono bene, anche se non sanno da che parte girarsi, però so che posso confidare in loro anche perché io facevo molto di me stesso cioè io, forse in tre race cross america mi aggiustavo anche la bici non mi fidavo che mi scossero la bici e quindi mi e spesso mi cambiavo la camera d'aria quando bucavo durante una ram per dirti <ride> Perché, eh, eh, però se, se, poi è venuto un ragazzo di cui mi fido molto che mi faceva da meccanico ed ero tranquillo io potevo fare giustare la bici da lui e andarmene a dor e dormire magari quei dieci minuti piuttosto che star lì a, a, a sistemare, bici, a sistemare. E, e quindi devi avere persone di cui ti fidi Avrei, avrei pensato quasi che il fatto di avere persone che sai che sono le migliori ti, ti tranquillizzasse di più. Invece, no, giustamente no. te dici: devono essere amici, devi, devi credere in loro quanto loro credono in te e non perché sono professionisti e sono là perché comunque mm. li giudichi professionisti. Ecco. Ma io, guarda, in generale, in generale, nella mia vita mi fido delle persone che sento. Che sento non dei più bravi, ma di quelli che, di cui mi fido di più, a pelle anche a volte. No? Eh, poi non sono, lo so benissimo che magari tra due quello è molto più bravo, ma se l'altro di cui mi fido di più lo, lo scelgo, ma a occhi chiusi, cioè, non, non, senza dubbio. Eh, anche perché so che su, con quella persona di cui mi fido, eh, perché lo sento a pelle, perché so che si, possono, si può migliorare, si possono fare delle cose, si può... Invece con l'altro sarà anche il più bravo, ma è, è lì, è, è, no. è fermo sul suo, quindi non, non, non mi piace, preferisco, non so, uno scappato di casa uh, di cui mi fido piuttosto che il genio <ride> sceso sulla terra, quindi no. E esatto. tanto è la stessa cosa per fare una race cross America, ecco. Poi nei miei video, si sì, calcola che è un, abbiamo fatto due film… Qui eh, uno è uscito si, si vedono? Sì, race del 2014. È uscito adesso su Amazon, ma c'è da tanto tempo quel film l'ho visto su Amazon qualche settimana fa mm. e, e, e là si capisce veramente quanto poi adesso magari ce lo, ce lo racconterai: ma quanto arrivi, eh, tra virgolette, all'estremo, cioè, quanto te dici, nel tuo libro ti dici la fatica non esiste, no. Ma là immagino che veramente vorrei dirti, esci dal tuo corpo in certe situazioni. Sei comunque veramente. Io ho visto, ripeto, dal film si capisce quanto. Te, tu, tu hai detto una volta: no, per portarla a termine, devi amare più di ogni altra cosa quello che stai facendo. Assolutamente, e là, no. e eh, là certo. lo ami con tutto il cuore, perché, se no, delle situazioni così non le vorresti neanche mai vivere. No, 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 perché poi hai delle. Soprattutto, allora, fisicamente il fisico io si abitua. A un certo punto non senti più né male, né cioè, boh, non senti male ai muscoli, non senti male a niente. No? Eh, se ti sei anche lì preparato bene, perché poi c'è chi si, si ritira perché la testa non sta più su. La testa è pesante, sì. il collo è piccolo. Quindi dopo i giorni che sei lì così, la testa comincia a diventare pesante, comincia a farti male, il collo ti viene a vomitare. Quindi, però, anche lì ti devi allenare, cioè il, il fisico deve essere. È vero che ci vuole tanta testa, però il fisico deve essere pronto. È un po' come mettere un motore di una Ferrari su un telaio ma marcio: sì, il motore va a mille, però appena sì, acceleri se segno. In, in terza si, si, si distrugge. No? Quindi, eh, quindi il fatto che uno ha problemi di problemi al collo, problemi al sedere, problemi alle polsi, problemi alle mani e che probabilmente non si è preparato bene per, per sopportare quella cosa lì perché. Eh, se non corri a piedi domani mattina non puoi fare 100 km a piedi perché cioè, ti saltano le rotule, ti vengono piaghe ovunque. E come mai a te che non corri ti vengono e a quello che invece è allenato da, da anni magari non viene nulla? Fa 100 km, arriva, va in discoteca ancora, cioè va al bar per l'aperitivo. E perché comunque è preparato? Non è un fenomeno, perché è preparato negli anni. Cioè, no, Non ti inventi nulla, non ti inventi una race cross America in due mesi. A meno che tu non abbia uno storico di anni quindi di certo. cose genere, quindi, cioè, no, eh, eh, quindi non, sì, arri, arrivi al, al limite, ma più che altro di testa. La sopportazione del sonno è pazzesca perché lì non è, non è allenabile. La sopportazione del sonno non è allenabile, è, è, è solo una questione mentale. È una questione oh. di poter, eh, poter eh, sopportare il non dormire. Non so se mi capisci. Sì, se se è... tu hai la consapevolezza che puoi non dormire, eh, non ti spaventa il non dormire, perché allora, non so se hai mai provato a non dormire per 3, 4, 5 giorni di fila. No. Eh, ti vengono, chiaro, hai delle allucinazioni, hai, ti sembra che sia... Cioè, eh, Ti viene da dormire, ma perché ti stai spaventi, spaventi? Dici: Qui è meglio che dormo perché chissà cosa mi capita, cioè veramente ti spaventi. Eh, non solo quando sei sveglio, ma anche quando stai dormendo. Le prime volte che io dormivo, so cioè dormivo un'ora ogni 24 e ogni tanto 8 minuti, cioè, questi microfoni oh, da 8 minuti, eh, eh, mi fermavo, mi addormentavo, le prime volte. E avevo delle immagini, non so, di, 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 di miei figli, mia mamma che mi chiamava dall'esterno. Diceva: Cosa stai facendo? Ma dai. Eh, cazzo, mi svegliavo e che cazzo sta succedendo? <ride> Ma che, come se venisse a prendermi, no? cioè dal di fuori, eh, pazzesco, mentre che stavo dormendo. E non ti dico poi, mentre che stavo pedalando di notte, cosa vedevo in giro perché magari vedevo delle cose che si muovevano. Vedevo le cassette delle lettere, la vecchietta boliviana col cioè vedevo delle robe. Ma eh, com'è che le combattevi? Quelle. Le allora, eh, sapevi che non, cioè, eri cosciente che non c'erano mi nel, eh. nel momento no, nel momento no, e poi dopo, dopo un attimo sì, perché dici, cioè, eh, sai, poi sai, a pure di, a pure di farne, eh, sai la reazione che hai, sai cosa ti sta succedendo, quindi ti conosci. Eh, ma la prima volta, cioè, tu hai detto giustamente una cosa, hai detto una cosa molto importante, no? Che sui pedali non c'è spazio per l'incoscienza, però arrivare adesso io mi immagino no c'è un amico che sta io non sono un pedalatore nel senso che al massimo ho provato a fare dei giri da 400 500 km vabbè, però la ramma dici poco. no e eh, vabbè ma per me sono pochi cioè per me sono tanti ma immagino che per te sono pochi no però c'è un amico che è fantastica e mi ha scritto anche prima e fa dai Luca a cazzo andiamo no tanto ha già detto che paga tutto lui quindi io sono a posto oh, bene a allora sì. dici che vengo anch'io <ride> perfetto ottimo, sei dei nostri 2030 però eh. 2030 <ride> però, vengo, vengo a motorino però, mi, mi, proprio nei giorni precedenti a questa nostra chiacchierata di oggi stavo proprio immaginando perché più di una volta ti hai detto anche che non ti alleni al sonno non è un qualcosa che puoi allenarti allo stare sveglio ma no. la prima volta mm. cioè, com'è che l'hai gestita? A livello eh, mentale, a livello di allucinazione, a livello di stanchezza. È di... eh, la prima volta, devi, de devi sopportarla, devi, 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 impararla, devi impararla, devi capirla. E non tutti sono predisposti a farlo. Eh, perché eh, perché mo io conosco tantissimi che tentano di farla e si convincono che non è possibile. Dice, no, io non sono predisposto a non dormire. Non è possibile, io non riesco a non dormire. Non è vero, non è vero, è solo una questione mentale. È come dire, non so, quello che deve smettere di fumare. È una cazzata, non è possibile smettere di fumare, no. Perché c'è gente che dice, no, io da domani non fumo più, io da adesso non fumo più, e non fumano più. E c'è invece quello che dice, eh, no, io non, non ce la faccio, e non si può smettere di fumare, io non ce la faccio. Allora no, non ho più scuse io, eh, non per il fumo, ma io, io <ride> mi alleno tanto, mi piace andare in bici, ma non riesco a dimagrire perché ho sempre una scusa, no? Per me è impossibile, cioè no, non ce la faccio <ride> allora. Secondo me allora, è, è tutto possibile, chiaro. Poi ci sono dei limiti. Eh, secondo me, i limiti sono più sulla prestazione, non tanto sul, sulla fattibilità. Chiaro che se io voglio correre i 100 metri, 9 quello che è posso allenarmi quanto voglio non ce la farò mai cioè, posso, voglio vincere il Tour de France non ce la farò mai, voglio andare a 60 all'ora 70 in volata, non ce la farò mai ma eh, queste cose qui di endurance se io voglio pedalare per settimane ce la faccio, magari non, non ci metto eh, che ne so, a fare una ram 8 giorni o 7 giorni, 9 giorni ce ne metto 12, ma ce la faccio perché lì poi di, dalla, si divide prestazione Fisica perché vabbè, è, una cosa, è una cosa innata: no? la prestazione è poi massima, la velocità, eh, soprattutto la velocità è una cosa abbastanza innata. poi Sì, puoi allenarti, ma fino a un certo punto. Eh, però la fattibilità, secondo me, è per tutti, sempre che tu lo voglia, certo che se ti piace suonare il violino, è inutile fare la resa Costa America, cioè, <ride> suona il violino per 24 ore al giorno cioè non fare la RAM perché se fai la RAM vuol dire che hai sbagliato qualcosa, qualcosa e che non va. fai la RAM e ti incazzi perché è faticosa perché non dormi ma a te piaceva suonare il violino o, o non so fare il parrucchiere Adesso allora <ride> non la fare la RAM cioè, è che un'ora anche due metti per nove giorni o per dieci giorni cioè se, se ci pensi è una follia cioè, Impossibile, ma veramente? No, è pazzesco, ma è anche molto affascinante, sai? Perché una volta che hai capito come gestire questa roba è cacchio. Cioè, vedi proprio quali sono i limiti, dove puoi arrivare, dove puoi arrivare al limite. Io arrivavo al limite, al limite, al limite, poi dicevo: stop. Mi buttavo per terra otto minuti e in quegli otto minuti, cioè, è pazzesco perché rivivi. E, e 8 minuti è una cosa scientifica pensa, ma Marco, che era questo, è questo ricercatore, mi diceva: Inizialmente io dormivo 15 minuti, 20 minuti così mi veniva così, e lui diceva: Ma no, ma non perdere 20 minuti, perché tanto scientificamente lui studia proprio quello, scientificamente ha provato che bastano otto minuti per buttare fuori tutte le eh, cose che hai immagazzinato inutili, quelle che non servono. Ed è quella la stanchezza mentale, perché tanto fisicamente non ti riposi neanche a dormire tre ore, no certo. Quindi ha detto, perché 15? Già io dormivo 20 minuti, io, ah, 20 minuti. quando mi ha detto 8 ho detto, cazzo, ancora meno. <ride> Dai, <ride> senso, no? In effetti non cambia niente, 8 minuti o 20, non cambia niente, perdi solo tempo. Quindi dormivo oh, sì. poi 8 minuti, 8 minuti mi svegliavo, mi sembrava di aver dormito 2 ore, 3, 4, non perdevo la cognizione del tempo, perché mi addormentavo in 30 secondi e e buttavo probabilmente fuori queste tutte queste e poi ripartivo ripartivo per ore ero posto. Fino è che a posto eri, eri lucido dopo come cioè, dopo comunque eri lucido cioè, stavi pedalando quindi in una situazione in mezzo alla strada tutto quello che è. Sì, sì, quindi certo. eri presente al 100% e quella se pensi Beh, a livello 100% non lo so <ride> però zero <ride> sulla bici di equilibrio ci stavo quindi è quello se pensi cioè se lo racconti a una qualsiasi persona ti dice impossibile tu invece sei esatto. l'esempio cioè. allora io posso immaginare che chi questa cosa la vede dal di fuori, non la prova, non fa sport o cosa ma, ma, mi verrebbe da dire anche a me, quello che mi veniva a pensare anche prima di fare la prima race con America. ma questa gente qua per sta sveglia non so, o si fa litri di caffè o tira di cocaina o si prende <ride> l'ampetamina allora io penso che, allora, no non credo per nessuno perché è molto pericoloso cioè già sei al tuo fisico è proprio al limite sei proprio al limite quindi spronarlo ancora di più con qualsiasi cosa sarebbe pericolosissimo secondo me uno ci rimane secco quindi non, non credo che nessuno azzardi a una cosa del genere io addirittura per prima della resa di Cosa America, 15-20 giorni prima non toccavo un caffè durante la resa di America non toccavo un caffè Oh, fino alla fine. Sì, perché avevo timore di questi sbalzi di, eh, di adrenalina, no? Cioè dicevo, se prendo un caffè mi dà un po' di sveglia, ma poi ho l'effetto danno. Poi è il crollo. Ho il crollo. Come cercavo, vabbè, le prime, io la prima RAM mangiavo di tu, cioè prendevo vasche di gelati, buttavo giù. Ti dicevo, tanto basta buttare giù, è come se avessi un forno, butto dentro. Eh. In effetti un po' era così. Però quando mangiavo ho, ho capito che poi... Se eh, evitavo le ultime rame, evitavo completamente lo zucchero eh, lo, lo zucchero, tutto quello che era dolce zucchero che mi dava delle botte di sonno incredibili di sbalzi. sbalzi, perché io mangiavo una brioche o qualcosa di dolce o eh, un gelato, e poi, un'ora dopo mi veniva un sonno pazzesco. Non riuscivo più a gestirlo, non, non avevo più la forza di, di gestirlo e quindi, quando poi evitavo di mangiare zuccheri, stavo molto meglio. Il caffè è la stessa cosa, figuriamoci se uno, cioè, non so, tira di cocaina. A parte che vabbè non, non, è, non è roba che fa per me. Però penso che no, non, ma ne, a parte io, però nessuno faccia una roba del genere perché è, è veramente pericolo. Uno muore uno eh, muore. Cioè, tra, tra, i 50, tra i 50 gradi, tra quello che eh, tra i limiti che raggiungi penso che lì non devi azzardare a quelle robe perché devi. Il fisico da solo ha dei meccanismi di allarme che ti ferma, perché comunque, ok, sì. vieni, ma se… se è tipo, cioè, oltre lo oh, svenire che è estremo, tu con, cioè, riesci a capire, a percepire, penso ormai sì… Beh, non, non stai più in bici, eh, non stai più in bici. Cioè, hai questi svarioni, non ce la fai più a stare in bici. Ce ma la riesci bici a comunque... capire? Sì, scusa, eh, mi, sì. riesci a capire se è sì. uno svarione perché… Cioè, è una mancanza di voglia, non voglio più pedalare, quindi il tuo corpo dice: Boh, dai, gli do una mano? Oppure è realmente stanchezza che dici: No, devo un attimo capire. Allora, se, se, se hai la forza mentale di arrivare al limite, è proprio una, man cioè, una mancanza di, di forza, di, di, di... soprattutto per il sonno: il sonno è terribile. Cioè, inizialmente, senti io, avevo, facevo questi, questi zigzag. zigzag con la bici. E non mi rendevo conto, stavo per addormentarmi, e poi però le, le, il senso di equilibrio, come quando... Perché non cadi dal sì. letto? Perché hai questo senso di equilibrio. Non cadi dal letto a castello, sei lì sul bordo e dormi tutta la notte lì, però non cadi, perché hai questo senso di equilibrio. Quindi io pedalavo, stavo per cadere, e poi mi, ri, mi ritiravo su, però io non capivo che stavo per addormentarmi. Mi sembrava di avere le ruote storte o qualcosa di... <ride> Difatti, più di una... mi ricordo che a quelli del team dicevo: Oh ragazzi, ma non so, oh, ho stostato le ruote, però ho la bici molle. Mi... Adesso, cazzo, la bici... E loro allora dicevano: Ma come la bici molle? Sì, sì, è molle, avrò rotto il telaio, cazzo, perché fa tutta così. Cazzo, la bici molle. E invece ero io che stavo per cadere, E poi mi ripigliavo e, allora detto, sì, e recuperavo, facevo così. Ah, e due, tre, quattro volte più mi accorgevo che la bici non era molle, ma che ero io che stavo, stavo... Ah, stavo... Ero via. proprio al limite dei limiti perché appena scendevo dalla bici eh, oltretutto ero più abituato a stare in bici che abituato a stare in piedi quando scendevo dalla bici perdevo l'equilibrio eh. ricordo sempre quindi scendo dalla bici avevo un attimo di cioè come quando sei in barca per ore e ore e ore poi scendi che continui a barcollare no? a perché probabilmente avevo questo, questa, questa destra sinistra sinistra eh, scendevo mi mettevo per terra a 30 secondi bam andavi cioè, sì, sì, svenivo subito. Eh, e questi otto minuti poi si ripartiva. Per Quello è raggiungere il limite. Quando ti fermi, che... ti fermi, chiacchi, te la racconti, e perché hai, hai, non hai più voglia, hai bisogno di. Eh, ci sta, però, eh, cioè non siamo fatti di ferro, cioè non siamo dei robot, ci sta anche quello. Però quello è. Però là è... deve intervenire il team e là deve intervenire il team, a, a, team a, non assecon, a non assecondarti non ti devono assecondare cioè, perché se iniziano a secondarti poi tu ti senti forte del fatto che vedi, lo vedono anche loro che io sto male certo. eh, e quindi ah, anzi fermarmi, ti, preoccupi, perché... ti preoccupi anche tu perché dici, ma cazzo, allora sto male davvero perché se si preoccupano anche loro sto male veramente allora ti autoconvinci che tu stai male davvero un po' quello che stava facendo ieri e oggi Adriano. Adesso Adriano. spero che mi sembra <ride> che sia, si sia ripreso, spero che. Boh. Allora, nel tuo film, eh, spesso eh, si vede, si sente eh, il team che dice: Ma alla fine la decisione comunque spetta Nico. No, però, però cioè, il team, eh, vedi che si confronta: ma no, ma come? Ma sì! Ma no! Ma dai, ma cerchiamo di farli cambiare! Cioè. Vedi che il team c'è, ha quasi paura, certo. adesso prova a dirmi se sbaglio, eh, ha quasi paura a intervenire, perché non sa poi se tu puoi reagire bene o dire si sì, si sì, va o mi fermo. No? Quindi eh, penso che non sia sì. neanche facile il team leader gestire la situazione, penso adesso mi parli di Adriano, no? quindi il team leader a secondare o andare contro, a secondare vuol dire come dici te, eh, allora se me lo dicono anche loro io mi fermo. Andare contro comunque rischi di creare attrito. Allora, il team leader deve essere: innanzitutto, deve conoscere bene e deve essere in gamba, deve capire dove qual è, perché magari c'è un limite, e, e, perché magari vai anche oltre e lui lo deve vedere. Quindi deve anche essere molto bravo a valutare, eh, e deve conoscerti. Deve conoscere, deve essere bravo a valutare cosa, cosa fare o non fare poi secondo me chi partecipa a una cosa del genere deve lui stesso io comunque rincoglionito che ero oppure meno, ma ero sempre consapevole di come stavo e di quello che stavo facendo. La decisione finale spetta lui, ma perché loro sanno, sapevano che comunque io non mi faccio totalmente eh, trasportare. Cioè, io sono abituato a, a viaggiare. Per uno dice "Sì, questa gara è qualcuno dice "Facile perché è un team che ti segue, eccetera, eccetera". Sì, eh, io comunque sono abituato a viaggiare da solo a aggiustarmi da solo, a fare tutto da, so da me. Eh, quindi anche lì, prima di farmi dire no, tu ti devi fermare o non ti devi fermare, sì, ma non, non ho mai perso il focus. Eh, cioè, quindi anche quando non so, c'era il temporale, io ho dormito, va bene, ma non mi sono fatto dire adesso tu devi andare o non devi andare. Quando mi sono svegliato, ho, ho valutato, ho guardato fuori e ho detto sì, ce la posso fare, vado. Cioè, yeah. via. Cioè, e quindi e, e cioè, non ci possono fare niente loro certo che se io sono lucido e consapevole che voglio farlo faccio chiaro che se sto andando in un burrone magari spero che mi fermino certo. però deve, deve essere il team leader deve essere secondo me molto in gamba nel, nel tenere un po' le redini di tutti di tutti quanti perché sì, ognuno deve dire la sua ma non troppo non troppo ci deve essere come, come sempre no? Cioè, Tante teste, tante idee, ma poi dopo viene un gran casino. Alla fine, nel bene o nel male, deve, deve, uno deve prendere decisioni, gli altri devono abbastanza eh, dar retta. Eh, quindi, e poi chi sta pedalando lui non deve mai perdere totalmente il focus, cioè deve sempre sapere chi è e cosa sta facendo, cioè non è che può perdere. Eh. Niente, beh, una, comunque, una gran, se vuoi fare è una gran bella esperienza. Ma, ma non tanto, beh, ti innanzitutto attraverso gli Stati Uniti, cioè un, passi in posti magnifici, eh, ti fai tre settimane di vacanza. cosa eh. uno dice: Cazzo, in vacanza io vado alle Maldive, eh, con la bibita e sulla panchina, sullo sdraio. E, no, ma... più che altro è interessante veramente perché riesce a da lì in avanti. Beh, non è che ti cambia la vita, però vedi molte cose in maniera un po' diversa e sei consapevole di poter fare tante cose che prima pensavi impossibili, no? Il fatto di, non so, dobbiamo andare in macchina, una cazzata, partiamo stasera, dobbiamo andare in Sicilia in macchina, eh, però bisogna arrivare entro domani. Io cioè, non ho problemi a guidare tre giorni senza dormire, ma perché sono consapevole che posso farlo tranquillamente. Puoi farlo assolutamente, posso non dormire, posso come posso non dormire, posso non mangiare. Cioè, poi mi piace mangiare, bere, tutto quello, però posso anche non mangiare per tre giorni, non ho problemi. Cioè, assolutamente, sono, sei consapevole che puoi fare delle cose che sono fattibili e le puoi fare. Cioè, non, quindi co questa cosa qua ti aiuta anche poi in altre cose. No? Eh, quando anche le gare in autonomia che mi piacciono molto perché non devi coinvolgere tanta gente, sei te, sei te stesso, devi... Non è più solo una pedalata, ma è un'avventura perché devi comunque organizzarti, devi gestire le cose, devi essere pronto, veloce, è tutto auto organizzato in tutto, quindi devi essere capace a fare tutto. Quello, mi piace un casino, mi piace tantissimo. No? Poi prendi domani mattina vuoi andare in, in Spagna a fare una gara, prendi l'aereo domani mattina e dopodomani dopo domani parti a fare la gara. cioè Se sei allenato, se sei uno che sa fare le cose, parti domani. Sì. Una race Cross America devi organizzare mesi e mesi, mesi prima, perché comunque costi, gente, eccetera, eccetera, è molto difficile. Eh, quindi sì. mi piacciono molto queste gare in autonomia. Però se hai la consapevolezza e dici ok, questa gara, non so, ci posso mettere 4-5 giorni. Va bene, non... anche se sono solo, mi fermo ma dormo 20 minuti su una panchina, posso farlo. Eh, poi mi fermo altre 12 ore dopo, a prendere da mangiare, mi fermo altri 10 minuti su un'altra panchina. Cioè, mm. lo posso fare e sei consapevole no, di questa sì. cosa cioè, che lo puoi fare, sì, poi non esistono solo le gare, non esistono solo i viaggi, ma questa cosa qua forse ti aiuta anche in altre difficoltà della vita, no? Eh, boh, che cambia, cioè, eh, beh, sì, un po po cambia nel risolvere anche i problemi quotidiani. Sì, sì, assolutamente, eh, sì, certo, perché comunque hai un'attitudine... Adesso usano questa, tanto la parola resilienza, ma non, che a me non mi piace, non so perché. Comunque, non so, non mi piace questa roba qua. C'è un economista eh. che ti direbbe che la resilienza non esiste, perché eh, essere eh. resilienti vuol dire non cambiare, ma accettare. E quindi... <ride> ecco, eh, sarà per quello. E quindi, boh, sei consapevole che puoi fare e sopportare tante altre cose. Oh, ok. no? eh, dici, vabbè, ok come hai imparato a sopportare una cosa estrema per il fisico e per la testa, eh, dici, okay, va bene, questa cosa è molto grave, cosa, cioè, però ok, posso affrontarla, cioè, non, non lo so, ti, ti, comunque serve, poi ci saranno altre vie, eh, perché sono, non è che tutti hanno fatto la Race Cross America, sono persone molto in gamba e molto più in gamba di, 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 di tutti quelli che hai messo insieme, che hanno fatto la Race Cross America e magari, non lo so hanno fatto cose molto più eccezionali del tipo, so, mi viene in mente che, uno che... Eh, so, quel, il, il, strada, che ne so, mi vengono in mente questi personaggi fan, fantastici che hanno, che hanno... hanno fatto anche qualcosa di, di, di sociale più interessante che non una Race Cross America, no? Eh, loro l'hanno fatto in quel modo che... Noi siamo anche un po' egoisti, non l'abbiamo fatto solo per noi stessi. Magari loro l'hanno fatto anche per gli altri. E... Però è un noi stessi per star bene con gli altri, dai. Sì, diciamo così, dai. Poi magari esatto, ha aiutato anche per fare del bene agli altri in altri modi. In altre... sì. 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 Io dico sempre, io spero che queste chiacchierate diventino un incentivo a chi è sul divano, come, come me, perché è capitato. Un incentivo a dire ma cavolo, ma se Nico fa 5.000? Vuoi che non possa provare a farne 50 io domani, no? E quindi diventi comunque un esempio. È bello quando poi arrivano i messaggi dopo i podcast, quando li ascoltano. E così ho fatto il mio primo giorno in bici, oppure il mio primo weekend. E è un aiutare anche gli altri, secondo me. Io dico sempre: queste chiacchierate servono per me per prima, no? Per apprendere perché mi sono curioso e mi piace scoprire e provare dopo, no? E come me è eh, sicuramente qualcuno che ci ascolta. Ma no, è, è vero, io quando mi hanno fatto scrivere quel libro, che non l'ho scritto io, l'ha scritto Andrea Schiavone, però inizialmente La dicevo, fatica perché? non esiste? Sì, ma perché un libro? Ma cosa devo raccontare? Sono miele, cioè ho mille amici che fanno le stesse cose, perché io, poi mi sembravano delle cose, boh, non so, ma sì, una gara, in bici, cioè niente di così eccezionale, no? cose che fanno altre migliaia di persone. Però devo dire, vabbè, poi mi hanno convinto, mi hanno pagato, quindi ho accettato. Quindi sì. Mi hanno pagato, quindi ben venga, sai, bisogna anche campare. E, però devo dire che poi mi ha fatto molto piacere quando hanno incominciato prima uno, due, tre, decine, centinaia, migliaia di persone a dirmi: ma sai che ho letto il tuo libro, ho iniziato a correre, ho iniziato ad andare in bici, sì. mi è stimolato a viaggiare, mi è stimolato a, non so, a, a sapermela cavare, mi cioè, mh, ho portato mio figlio in bicicletta. E beh, quando sai ti dicono queste cose e dice beh dai allora non è proprio totalmente inutile no quello che faccio perché io l'ho se, sempre considerato lo considero tuttora totalmente inutile e egoistico ma ah, perché tu lo faccio. fai perché te ci riesci ma diventa utile per chi lo vede come un'ispirazione come eh, un... speriamo speriamo Guarda che almeno quello eh, <ride> ma... <ride> non sarei qua io stesso se non fosse così no eh. a, a chiedere informazioni a te che che Ne sai tanto, ma giusto, giusto perché ormai siamo in chiusura? Mi sono dato un limite di un'oretta perché ogni tanto sforavo, arrivavamo anche sì, di no. Ore. Poi dai, sì, speriamo di un fastidio. Giusto, okay. giusto per, per, per chiudere così il discorso. Intanto eh, ti ringrazio, ma poi ti ringrazio come si deve. Insomma, ecco. eh, giusto per chiudere un attimino. Un momento bello, anzi, diciamo prima, un momento difficile o che ricordi come il più terribile che ti te è capitato nella Cross America e il momento invece più bello. Bah, bah, terribile, guarda, le cose terribili penso che siano altre. Ma, eh, dico, dico sempre, non, lo voglio, non voglio dire niente, perché per rispetto a, a chi sta male davvero, cioè, quindi non esistono momenti terribili. Non ci sono. No, oggi mi è venuto in mente quando io ho mandato il vocale adriano. Che la risposta poi lui non ha sentito il mio però di riflesso ah. che la risposta è stata eh, ma non capisce quanto io eh, sia stanco e stia male e allora subito mi è venuto in mente cioè, ho detto ma quelli che stanno male non sono a fare la race, sono in ospedale in, eh, in rianimazione <ride> e, e magari a fare le dialisi cioè non sono a fare la race me, su una sono bicicletta in mezzo al, all'Arizona in posti fantastici Bellissimo. quindi che stanno male quindi come faccio a dire il momento. No, non c'è, c'è, quelli non ci sono quelli ma no, ci sono quelli dove magari ero un, un, un meno arzillo, un po' più abbattuto perché pensavo di, che, di non farcela, no, però no. diciamo che non ci sono momenti brutti, ma sono, sono momenti che ti hanno fatto crescere, dai. Diciamo così, dai, sì. Che poi sono quelli che ti stimolano per andare quando passano, poi ti, però ti danno una grinta pazzesca. Tutte le cose, ma sai che a volte. Mi speravo che mi capitasse qualcosa, qualcosa che non mi facesse fermare una caduta che dico, beh, poi devo fermarmi per tutta la gara, per sempre ma mi capitasse qualcosa che, per, che mi stimolasse per, non so, perché magari mi addormentavo quasi, no? dicevo Beh, non capita niente di, di nuovo se invece se buco, se spacco una ruota se succede qualcosa, dico, cazzo mi viene perdo tempo, mi, mi dà quell'adrenalina per ripartire a mille no? quindi quasi speravo che mi capitasse qualcosa perché sono i momenti che che poi ti, ti spronano e ti danno questa, questa scossa, La per carica. No? questa carica. Quindi, tutto sommato, non sono neanche così negativi no, i momenti. E eh, I momenti belli. belli, vabbè, l'ultima quando ogni volta che... Perché c'era anche mio figlio sulla media car, che non, non seguiva noi, era sulla macchina che faceva le riprese, abbiamo fatto questo film, e allora aveva 12 anni all'epoca Santiago, Tutte le volte che mi raggiungeva con la macchina e mi affiancava, mi salutava, beh, quei momenti lì erano fantastici. O quando mi diceva la sera alle 8 «Eh, allora ciao papà, buonanotte, eh? ci vediamo domani mattina. E intanto, però, io cioè, andavo a dormire in albergo, <ride> per notte, al mattino alle 8, ciao, eh, oh, come stai? Tutto bene? Sì, sì, dormito bene, sì, sì. E così, per, sai, nove giorni quei momenti lì erano bellissimi. Oppure, bravo comunque sì. a seguirti. Anche <ride> Era il 2014, giusto? 2014, sì. L'anno in cui hai fatto il tuo record, quindi 9 giorni, 12 ore e 44 minuti. Certo. Quindi, bravo, lui, bravo te per il record, ma bravo lui che ti ha seguito tutti quei giorni. Che mi ha seguito e mi ha 12 dato anni la anni e ti ha dato la forza. Ma ah, Pazzesca perché non mi sarei mai fermato, non avrei mai eh, potuto dire no, non ce la faccio davanti certo. a mio figlio di 12 anni no. anche perché avevi fatto una promessa a tuo figlio no quello ma poi comunque eh, non, cioè, non potevo far vedere che, che io mollavo in qualcosa che, in cui credevo che mi era la mia passione tutto quanto quindi non se ne parlava proprio cioè, io quell'anno lì ho detto ma guarda forse se mi sparano 3-4 volte sì. mi fermo se no ciao non mi fermo ma neanche guarda, ma, ma, ma non mi sarei fermato per qualsiasi motivo per no, mi... cosa. ma no, io ho visto... ma no. Ho visto il video e da pelle d'oca quando, quando tuo figlio ti ha detto papà adesso lanciamo il sasso. Eh sì, certo. Eh, <ride> viene ancora, eh, mi emoziona ancora adesso. guarda. Eh. Eh, immagini, immagini. Ma penso che siano quelle cose che, che te dici: che fortunato che, che sono ad essere qua a pedalarlo, no? E che fortunato che sono qua che c'è mio figlio. Eh, assolutamente. Che sono sì. quelle cose che secondo me ti rendono orgoglioso come padre perché per tuo figlio sarà stato il papà eroe che è là che pedala che fa questa cosa immensa no? però per il padre cavolo che poi bello era ancora nell'età che il papà era un eroe perché poi quando eh. crescono il papà è un pirla <ride> che va in bicicletta poi quando crescono ancora un po' dico vabbè vale, dai tutto sommato era uno che seguiva le sue passioni no? quindi sono queste <ride> fasi era ancora nella fase di quel papà un eroe un attimo dopo va papà era <ride> il vampiro eh, però vabbè, dai sono fasi che mi hanno passato tutti e è passato però sai loro. che nel vedere il video veramente penso che sia un sogno il fatto di essere là a fare qualcosa che ti piace dando il massimo eh, con qualcuno di famiglia con tuo figlio là penso che sia proprio il, il clou di, di tutto questo ah, il, il senso di tutto questo vorrei dirti Certo, come lo è stato l'anno scorso con l'altro figlio in cima all'Arabat, no? Quindi, cioè, stessa, stessa emozione, stessa cosa, quindi è veramente no. bello. Poi, beh, certo, ma è... ti seguono, ti seguono in queste... Ma, ma cioè, no, vogliono anche certo. loro provare. No, 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 quello più grande assolutamente no. L'altro è un atleta, sì, è un bel atleta, adesso però non so cosa vorrà fare. So che corre molto veloce, è un, un, un forte podista atleta. Eh, boh, non lo so. Faranno quello che vogliono, quello che sarà, che gli piacerà di più. Eh. L'importante è che facciano quello che, no, sai, che li appassiona. Perché comunque passami il, il discorso, no? però non è facile con un papà così forte. È difficile mettersi in competizione, comunque con un papà che ha fatto tanto, dici, cavolo, perché se io faccio sport devo dimostrare comunque che sono all'altezza, cioè non immagino che, che sia anche difficile da vivere o no. Beh, non lo so, questo... L'hai eh, Ma mai, mai chiesto? No, no perché boh, non, non, so, non penso che poi verrebbe fuori nulla, cioè non, non credo che verrebbe fuori nulla, perché per adesso... Eh, poi magari quando saranno più grandi forse sì <ride> adesso no adesso non verrebbe fuori nulla è importante eh, dai comunque tempo. È, è bello anche avere il papà che ti ispira in queste avventure insomma quindi almeno ma, se non hai voglia di farle comunque ti, ti, fa, ti fa lui ma sai cosa te le fa rivivere insomma non voglio, di, non voglio insegnare loro a fare queste cose non voglio che loro facciano per forza queste cose perché non portano a nulla ma che capiscano da questo che di, di, mh, se scelgono una strada, una passione, di crederci, no? cioè, che sia qualsiasi cosa, cioè, non debba essere per forza. Io spero che non facciano la riscossa America, perché tanto <ride> è una roba inutile che ti massacra il fisico <ride> e, e basta, torni a casa, sei più consapevole ma anche un po' più consumato. Allora. Quindi magari che facciano un'energia così forte che la metta, non so, qualcosa di veramente interessante eh, che serva per davvero a tutti, no? non solo a se stessi. Eh, quindi questo che vorrei che capissero, eh, tutto lì, no? non che si può fare la race in Costa America in eh, otto giorni e mezzo, che tanto cioè, <ride> lascia il tempo che trova. Eh, 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 vale, insomma. Eh. ma insomma Domanda l'ultima, poi non ti rompo più le balle. Eh, tranquillo, la sesta? Ma no, non penso a parte che no, non penso che ci sia più nessuno che voglia darmi due soldi per andare a fare una race. Gross America eh, l'abbiamo già visto, rivisto questo <ride> tizio, e quindi, ma poi sai, sai cosa? Non tanto che ma potrei anche fare. cioè vedendo io non la seguo mai, io non seguo a parte, che non, non, è, non mi interessa. Quest'anno un po' la, 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 la seguo. Quest'anno, perché chiaro, è chiaro: c'è Chiara, c'è Adriano. Certo, che vedere, vedere mi viene. Mi cioè, voglia. Eh, no, mi, mi viene una. mi stimola matti, no? Cioè, cacchio, vorrei essere io lì, poter pedalare al posto suo, no? E dire, cacchio, pedala, porco cane, Cioè, daci dentro, vengo io a pedalare. Cioè, Mi viene voglia, però poi so che ti, ti devi perdere tante altre cose, quindi devi rinunciare a tante altre cose, perché comunque quella cosa lì ti porta via. 8 so, mesi prima tu devi pensare a quello, per quello e, e quindi ti perdi molto altro e poi fai quello. Quindi, quell'anno lì la dedichi mh, quasi tutto a questa race. Cross America. Quindi, che ho già fatto 5 volte, quindi so già qual è il finale. Come vedere il film 5 volte, la sesta volta di sì, bello, però cazzo, cioè, se anche se è un bel film. Eh, lo fai, se lo fai, lo fai proprio solo per il risultato, che potrebbe essere quel. Quella cosa che ti sprona ancora a dire, beh... Quindi quanto ti metteresti come limite? In che senso? Per il risultato, abbiamo i 9 giorni, 12 ore e 44 minuti? Eh no, io il risultato... L'unica allora, cosa che posso vedere è il risultato per arrivare davanti, davanti a tutti. Cioè l'unico... l'unica. il primo assoluto. è, ass è, ass è certo. Cioè, ah, quindi non migliorare il tuo record. Ho fatto secondo, ho fatto terzo. e <ride> cioè, la, la, manca, manca quello, manca il primo. Però, sai, ecco. io invecchio. In eh, chi partecipa, anche se quest'anno ho visto che non fanno delle grandi delle ah. grandi medie, eh, quest'anno era, sai cos'è? Quest'anno era molto portata Io le volte che l'ho fatto, ho avuto la, la tra virgolette, sfortuna di comunque di, di, di correre con dei mostri sacri come Jure Robic che. Poverino è mancato poi in un incidente in mountain bike con Strasser con eh, un, altro, come si chiama, un altro austriaco, l'ha vinto tre volte. Con, cioè, con dei fenomeni che cioè, cazzo, sta lì dietro. Soprattutto Strasser, se c'è Strasser, ciao, gli altri possono stare tutti a casa. Perché tanto, cioè, è come se fosse in moto e tutti gli altri col triciclo. Quindi se c'è Strasser, quest'anno Strasser non c'è fenomeni non, non, non ci sono ho visto più nelle medie sono dei tempi cioè, normali, abbordabili no? quindi, ci dici, insomma, dai. quindi dici cacchio se fossi <ride> lì magari però poi magari anche no perché sono passati degli anni e non so se ho ancora la forza fisica e mentale di star là davanti quindi non lo so però ci sono tante altre cose da fare cioè, io ho in mente altre cose prima della RAM vorrei fare questo ho ancora in mente lo Zero Everest che Ce l'ho da due anni lì nel cassetto, non ho potuto fare perché non si poteva proprio fare per, per causa COVID. E quindi mi piacerebbe prima magari fare zero Everest. perché… From potevo... zero to Everest. Esatto, da zero sì. all'Everest. Eh sì, perché poi cioè, mi stimola il fatto di attraversare tutta l'India, cioè tutta l'India, parte dell'India, il Nepal in bici, poi la Q… cioè conosco quei posti lì, però di farlo così in. Uh, in sequenza e arrivare in vetta al mondo beh, questa, questa qua mi stima più che la X-Cross America questa, magari poi dopo quello è già una e eh, se, se non viene fuori un'altra roba che non piovono non so eh, de, 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 le mucche dal cielo eh. perché capita di tutto eh, il prossimo anno, aprile-maggio cioè, dovrebbe essere spero l'anno fattibile l'anno buono ecco. Eh, speriamo quindi Nico, noi ti, noi ti salutiamo con un in bocca al lupo per il prossimo anno, insomma. Ma sì, dai, intanto faccio altre cose, cioè non, non, non aspetto il prossimo anno, faccio mille altre cose intanto. Tanto, Quindi, ricordiamo che vabbè, ti conoscono tutti, ma allora, ricordiamo che Nico Valsegia lo si può trovare su Instagram e su Facebook, dove comunque pubblica sia storie che, che post di, di quello che fa. Fa tanto, e quindi è bello anche seguirlo, perché veramente. Ogni tanto si può fantasticare, no? può essere ispirazione per il nostro piccolissimo chilometro mentre lui fa i suoi 100 e passa. <ride> bene, sì, bene. Ecco, ognuno è giusto che faccia quello che si sente, quello che più che altro che lo stima lo diverte. Ecco, poi. che non diventi un peso. Ecco, la cosa che, che la vedere Bravo. la cosa dà fastidio e sentire in una, una gara, in allenamento. Le, pers le persone che si lamentano che fatica, che caldo, che sonno, che fame, che cosa cioè, la mentela. Unica che, cioè, mh, ripeto: è perché ripeto, sei là, è perché sei là, cioè eh. quello lo posso capire a uno che non sceglie una cosa. Eh, quindi, se non scegli una cosa, la devi fare per forza, lo capisco e rispetto. Ma eh, se lo scegli tu, soprattutto una cosa bella come lo sport, non per piacere, non ti lamentare, <ride> non ti lamentare. <ride> Sai che sì. no, ho fatto una, una randonnée, una 300 km sabato e, e ho pensato proprio a questo, no? a metà stavamo arrivando su in cima al Jau, io ho peso, devo dimagrire quindi il mio peso me lo devo portare dietro e a un certo punto mi stai dicendo no basta che due coglioni adesso me ne torno a casa, no? poi a un certo punto dici ma che bello quando l'hai finita e già pensi alla prossima. E veramente è che nel momento è più facile lamentarsi, ma... eh, però questa cosa di anche di mollare poi dopo ti si, ti, si ritorce contro, eh, perché poi te la, te, la, te la tieni e ti capita anche in altre cose della vita, eh. Eh, quindi mm. non è solo quella salita in bicicletta, è un'attitudine poi a mollare, eh, che è molto più grave poi in cose importanti. Mm. Il basso già, vabbè, è sempre lì, ci torni il giorno dopo, ma. Se cominci a mollare sul passo Giao poi molli in altre cose molto più importanti. della vita. Eh, Vedi, questo, è è un bel, questo è un bel insegnamento. Sì. Il passo giào lo facevo... Ero lì, io facevo soccorso pista in marmolada ah, a, ecco. militare, a militare. Quindi il passo Giao lo facevo praticamente tutti i giorni. Al pomeriggio uh -huh. scendevo dalla marmolada, prendevo la bici Beh, su. e su Giri su e giù tra pedaia Mi capita tanti sulla vita allora. <ride> Bravo. Eh. Prima Bene. di salutarti, un uh, ricordo come sempre, i, picco, i, i titoli di coda li chiamano, quindi queste chiacchierate si possono comunque trovare, sono dei link diretti, vi portano direttamente al canale o alla pagina, youtube.lucamares.it vengono caricati video, spotify.lucamares.it vengono caricati podcast e poi Instagram quando ci sono qualche fotografia simpatica. Nico, io non so veramente come dirti grazie, perché queste qua sono le oh, chiacchierate che ti danno la spinta no? per farne altre, ma per salire in bicicletta anche domani, no? Speriamo <ride> dai, va qualcosa almeno e ah, dai. <ride> 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 virtuale, <ma> insomma, <ride> No. Eh, dai, salutiamo, facciamo in bocca al lupo e eh, diamo un po' di grinta, a Adriano. Adriano, adriano ecco, ma per chi vuole dargli un po' di grinta adesso? C'è cioè, una pagina Facebook, qualcosa dove la gente gli può dire dai, cazzo, Adriano, vai. Sì, eh, c'è so, Adriano Ongaro, cercate, penso io, non, non è che sia Adriano Ongaro, Adriano Ram, non so, eh, poi c'è quella di Chiara, NutriSport, quindi potete scegliere se seguire lei. Eh, lei fa più post lei che forse Adriano, il team di Adriano. Così. Quindi, vabbè, dai, diamogli un magari gli fa vedere anche questa, questo pezzo di, 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 di intervista. Tanto ha tutto il tempo, sì, Adriano, per vedersi <ride> questa diretta, per, per ascoltarsi, c'è il podcast, Adriano. C'è il lo podcast perfetto. Fare. Allora glielo. Adesso, non so, in qualche modo segnalalo. Forse l'hai la... sì, detto prima. Quindi... Sì, Beh, sì, su Spotify.lucalmare.it tempo, mezz'oretta no. pubblichiamo il podcast. perfetto, Lui. Per Gli auricolari glielo sparano nelle orecchie così se lo sente tutto. Quindi, dai, Adriano, cazzo, non mollare. Tieni duro, tieni duro. Avanti, Adriano. E, e sopra chiara, eh, facci sapere, insomma, se i prossimi giorni possiamo fare una diretta. Eh, così possiamo stimolare in diretta Adriano. No? Ok, dai, ottimo. Nico, grazie mille, è stato un grazie. piacere e in bocca al lupo per il From Zero to Ever del prossimo anno. Arriva, grazie a tutti e una buona notte. Ciao. Ciao, buona notte.